Presidente, il problema dell'acqua è un problema che riguarda tutta la Calabria, ma in particolar modo il nostro territorio, la provincia di Crotone. Nel 2022 si possono avere sempre problemi con l'acqua e quindi rimanere con questa rete chiusa e quindi senza acqua? Esattamente questo è il problema, lei ha detto molto bene, insomma, siamo nel 2022 e parlare di emergenza idrica a ridosso della stagione estiva è veramente drammatico. Noi facciamo tantissimi sforzi sul territorio per promuovere e valorizzare il nostro territorio e candidarci ad un territorio come polo turistico. Dopo aver messo in campo tanti sforzi, aver attratto tanti turisti sul nostro territorio e poi non siamo in grado di offrire un bene essenziale, primario come l'acqua, allora capiamo bene che tutto diventa drammatico. Il tentativo di oggi è esattamente quello di mettere un po' insieme gli attori principali, quindi abbiamo invitato tutti i 27 sindaci, perché è chiaro che non è un problema del singolo sindaco o del singolo comune, è un problema territoriale. Questo lo dico ai tantissimi cittadini che molto spesso ovviamente si rivolgono al sindaco del proprio territorio come se il problema fosse il sindaco, è purtroppo un problema strutturale di mancanza da un lato, di mancanza quindi siccità e mancanza d'acqua, dall'altro sicuramente la necessità di interventi strutturali, di investimenti che devono essere messi in campo dalla Sorical e per la Sorical dalla Regione Calabria. Dobbiamo anche aggiungere che la legge Gallo non è mai stata messa in campo. Sì, sì, questo è un altro tema importante sul il tema delle acque pubbliche, però diciamo che in questo momento mi piace evidenziare il fatto che il problema delle emergenze idriche e la gestione soprattutto del sistema idrico integrato è in agenda del governo regionale che ha superato un primo step, quello di fare in modo che già dal prossimo 15 giugno la Sorical possa diventare una società pubblica. E a quel punto mettere in campo tutte le forze, tutte le energie e in particolar modo tutte le risorse finanziarie per realizzare gli investimenti che necessitano assolutamente e che non sono più procrastinabili. Si riferisce al PNRR? Sì, sì, mi riferisco al PNRR e alle risorse in campo, diciamo, anche di bilancio da parte della Regione Calabria, perché ripeto, sull'acqua, sull'emergenza idrica non si può lesinare, non possiamo lasciare senza acqua famiglie con disabili, famiglie con anziani, famiglie con bambini e parliamo del nostro territorio, per non parlare poi delle strutture ricettive che fanno sforzi enormi gli imprenditori privati per attrarre turisti e poi, ahimè, ai noi si trovano, diciamo, in serissime difficoltà quando i propri ospiti non possono nemmeno banalmente farsi una doccia perché manca l'acqua. Un gestore unico del servizio è importante e può essere utile per risolvere questi problemi? Sì, penso che l'idea della società pubblica sia sicuramente il giusto percorso per poter arrivare ad affrontare e a risolvere le problematiche. Ripeto, necessitano interventi infrastrutturali importanti su tutto il territorio della provincia di Crotone e solo se manca la confusione, perché poi nella confusione non si capisce bene chi fa cosa, di chi è la responsabilità, chi è il ruolo, fatto sta che alla fine della fiera i cittadini rimangono senza acqua.